E buonasera ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questa nuova seconda parte della guida per ottenere il Pandemia perfezionata. Nello scorso episodio abbiamo visto come ottenere la quest in sé e come sbloccare la missione, appunto, del Pandemia. In questo episodio andremo a vedere come startarla e come raggiungere la stanza del boss. Come già detto nello scorso video, per startarla vi basterà recarvi al rifugio, andare subito a destra in cui troverete una sorta di cantina e raggiungere il Capitano Caluto, da cui appunto potrete startare la missione. Una volta startata vi ritroverete nella vecchia torre e sappiate che dovrete utilizzare molto i condotti, quindi occhio, fateci caso. Iniziando dovrete quindi prendere il condotto che troverete in fondo al muro sulla destra e raggiungerete la prima stanza, in cui troverete degli stiletti con lo scudo a vuoto e dei capitani con lo scudo ad arco. Inoltre ci saranno dei cecchini. In fondo alla stanza ci sarà un muro che si aprirà solo una volta uccisi tutti i nemici. Questo si ripeterà per 3 volte, solamente che alla seconda stanza, nonché la vecchia torre, i stiletti avranno uno scudo d'arco e saranno presenti dei daga con scudo solare, oltre ai cecchini. Dopo un altro muro ci sarà un'altra stanza con degli stiletti con lo scudo solare, dei servitori con scudo a vuoto, dei cecchini e un camminatore. E dopo questo ci sarà un altro muro appunto da sbloccare, pochi nemici, un altro muro, pochi nemici e un altro muro. Per superare queste stanze velocemente, dato che sono i punti in cui perderete la maggior parte del vostro tempo, vi consiglio di dividervi le armi a danno oppure di mettere il duraluce. Considerando che avete l'equipaggiamento sbloccato, potete poi regolarvi per le armi da usare al boss. Ma considerate che dopo l'ultimo muro non incontrerete più nemici fino ad arrivare al boss e non avrete quindi più occasione di recuperare le munizioni. Una volta oltrepassato l'ultimo muro, vi ritroverete in un ascensore. Dovrete buttarvi e su uno dei 4 lati troverete una grata da aprire. Sparate, entrate e vi ritroverete in un grande spazio aperto. Sulla sinistra ci sarà una grande nave parcheggiata, sotto la quale sarà stata scoperchiata una grata. Dovrete entrare in quest'ultima e seguire il percorso che vi sto per dettare. All'inizio dovrete arrivare in fondo al percorso e girare a destra. Dopodiché andare a sinistra, aprire la grata nascosta e prendere la prima che trovate a destra. Mi raccomando, prendete questa perché tutte le altre sono dei tranelli che vi porteranno alla morte. Seguendo quindi il percorso che parte da questa piastra, vi ritroverete all'aperto, precisamente sulle mura dell'ultima città. Dovrete quindi fare una piccola zona di parkour. Guardandovi intorno troverete delle diverse piattaforme. Quello che vi consiglio io però è di saltare sulla prima e di far scendere un titano o uno stregone direttamente di sotto. Infatti, se vi butterete esattamente sotto alla prima piattaforma, ne troverete una più grande, nonché la piattaforma finale, nascosta sotto le mura. Una volta che il primo sarà arrivato, vi consiglio, come già detto, un titano o uno stregone, dato che sono gli unici PG in grado di arrivarci con i loro salti e abilità. Potrete attivare una piattaforma che sporgerà in modo da far arrivare anche i vostri compagni. Una volta fatto ciò, dovrete salire ancora su altre piccole piastre. E arrivati all'ultima, dovrete entrare in un'ultima grata. Seguendo questo percorso vi ritroverete in un parkour verticale, nel quale saranno diffuse diverse grate. Dovrete quindi arrampicarvi fino in cima, raggiungere le grate più alte e prendere quella situata alla destra rispetto a dove siete entrati. Una volta spaccata e entrate in quest'ultimo condotto, seguendolo arriverete in un tunnel cilindrico, dove voleranno delle ventole. Per arrivare in fondo dovrete attraversare dei tunnel che sono illuminati di rosso. Un consiglio che posso darvi per renderlo tutto più facile è di saltare prima al centro dell'evento, dove ci saranno delle piccole piattaforme, e poi di buttarvi nei tunnel. Mi raccomando, state attenti perché ad ogni ventola il tunnel cambierà di direzione. Fatto ciò troverete un'ultima grata, spaccatela e ci sarà un lungo corridoio. Se ci fate caso sui bordi potete osservare delle piccole sporgenze bianche, dovrete sfruttarle per arrivare in fondo a questo corridoio. Mi raccomando, non andate troppo veloce perché le sporgenze sono veramente molto molto piccole e quindi potreste cadere. Una volta entrati nella finestra dovrete seguire il percorso e vi ritroverete in uno studio. Osservate bene il disegno che è presente sulla mappa perché vi servirà per il prossimo step. Sulla destra ci sarà una griglia, all'interno del quale dovrete entrare per poi inserirvi in un'altra di queste. A questo punto atterrerete in una sorta di labirinto che inizialmente potrà sembrarvi tale, ma che in realtà ha la stessa identica forma del disegno che avete visto sulla scrivania. Quindi sarà un rettangolo centrale con 2 quadrati per lato, un burrone centrale e in fondo l'uscita appunto di questo labirinto. Il vostro obiettivo adesso è andare a attivare tutte e 4 le leve che sono posizionate all'interno dei 4 quadrati. Detta così sembra molto facile, se non fosse che presenta un sistema di sicurezza, che per comodità chiameremo la pula. La pula è un rettangolone che gira all'interno del rettangolo centrale fino a che non vi vede. Se vi vedrà vi inseguirà e vi ucciderà quasi certamente. Questo perché è molto veloce e perché ogni tanto all'interno del percorso alcune porte si chiuderanno. I modi per sfuggire alla pula sono 2: o camminare dietro di lei in modo da non farci appunto vedere,
oppure infilarsi all'interno dei piccoli condotti che sono diffusi in tutto il rettangolo centrale. Potete anche arrampicarvi sulle tubature all'interno del canyon centrale. Una volta che avrete quindi sbloccato tutte e quattro le leve, dovrete recarvi all'uscita. Mi raccomando, tutti e tre, perché non ci sarà alcuno di noi alleati. Dopo l'uscita vedrete quattro piattaforme, quattro ascensori. Salite su questi e dovrete attivarli per arrivare in cima. Questi però saranno difettosi e quindi molto lenti. Un consiglio che posso darvi per andare più velocemente è quello di arrampicarvi sulle strutture che trovate attaccate ai muri. Dovreste comunque riuscire ad andare più veloci. Arrivati in cima dovrete saltare sulla griglia centrale. Se siete su un ascensore fate veloce, perché questo crollerà subito dopo. Rompete quindi un'altra grata e vi ritroverete in una lunga discesa, alla fine della quale dovrete fare un salto per non morire schiantati contro il muro. In fondo a questa ci sarà un piccolo corridoio con una porta. Dovrete entrarci e girare subito a destra, prima delle scale, in un piccolo condotto. Questo vi porterà alla camera blindata, una camera appunto chiusa e piena d'oro. Facendosi caso, su una delle pareti più lunghe troverete il simbolo della criptarchia, ovvero una sorta di fontanella, all'interno di un quadrato di bronzo. Avvicinandovi a questo, il muro si aprirà, affacciandovi su una lunga stanza. Collegata a questa ci sono tante piccole stanzette ai lati. Dovrete raggiungere quella in fondo, a destra, all'interno della quale ci sarà un buco circolare. Scendete in questo, continuate a seguire il percorso e una volta buttati nell'ultima grata raggiungerete la stanza del boss. Come vi ho già detto ragazzi, per quanto riguarda il boss non sappiamo se ancora ne valga la pena o meno di fare una guida, quindi seguiteci su Twitch, dovremmo essere live quando vedrete questo video, per vedere appunto come ce la caveremo e in caso ovviamente porteremo anche la guida riguardo al boss. Detto questo, io direi che se il video vi è stato utile lasciate like, commentate, condividetelo, dite a tutti quelli che conoscete e che non conoscete che c'è la tradissima, seguiteci anche su Instagram, Facebook, come ogni video vi lasciamo qua sotto in descrizione e anche del bellissimo, nuovissimo, fantastissimo sito. E detto questo, ci vediamo alla prossima, ciao! Sono Gaul, per la tua luce.